fosse scaduta, pensavo che di averne poca, invece mi accorgo che ce n'è ancora. L'avevo presa su Amazon, penso che la prossima volta la ricomprerò perché ce l'ho da anni ormai, è ancora perfetta, e quindi ti lascio il link nell'info box. Ovviamente non è una pubblicità, però posso consigliartela perché appunto pensavo fosse scaduta, pensavo scadesse, forse in generale non scade. Il componente B si è ingiallito, ma quando poi va unito al componente A e si catalizza è trasparente, quindi i misteri della resina di Amazon, che è comunque resin pro credo, e è che non so come, ma costa meno su Amazon che sul sito originale, quindi vabbè, lasciando questo. Ho questi nuovi due stampi da provare, quindi ho fatto degli esperimenti. Ti confesso che questo in realtà l'avevo già provato, non in video, cioè non ho fatto vedere le creazioni, avevo messo semplicemente della resina di scarto e per vedere appunto, scusa starnutito, per vedere sempre se effettivamente entravano nel carrello, perché sì, è uno stampo per fare i gettoni del carrello, quindi avremo gettoni del carrello personalizzati, li vendo a 50 centesimi, quindi se ne vuoi fammelo sapere, rimetterò a vendere creazioni in resina, contattami per adesso solo su Instagram, poi magari farò, perché mi hanno detto che volevo farlo su Vinted, però magari faccio come Artefact Artist, che ormai è il mio punto di riferimento per queste cose, si è svoltata la situazione, lei guardava i miei video della resina e prendeva ispirazione diciamo per creare cose da lì, da quando li ha visti da me, ha iniziato anche lei a lavorare la resina, io l'avevo accantonata, però diciamo che lei mi ha spronata nei messaggi privati, dai torna a fare la resina anche tu, e sono tornata insomma, quindi ringraziate Artefact Artist, la trovate su Instagram, su TikTok e su YouTube, lei fa creazioni in resina, uno potrebbe dire ma è cate così vi fate concorrenza, no, perché lei fa creazioni di altri tipi, quindi diciamo che ci siamo ispirate a vicenda, ma con diversi stili e diversi anche stampi, anche se in realtà forse lo stampo che ha lei è quello con le lettere, però diverso, lo prenderei con le lettere, ma con lettere diverse, perché ho visto su siti che hanno anche diversi font, che sono i caratteri, no? E penso forse quella me la prendo anch'io, perché mi piacerebbe fare qualche creazione per me e per amici, parenti, visto che si avvicina anche Natale, e mi piacerebbe appunto fare magari dei portachiavi con con l'iniziale del nome, quindi vabbè, le copio questa cosa, che comunque cercherò di trovare font diversi, ne ho visto uno bello tondeggiante e vorrei prendere quello, che voglio farmi anche il portachiavi, vabbè insomma, dei portachiavi per me con diversi stili. Allora, questo come puoi vedere è un gatto gigante e è un esperimento per vedere, la prima volta che lo provo,
se viene bene, ovviamente, se no lo terrò io.
lasciato come faccio di solito, perché altrimenti non ci stava. Non ho lasciato un bordino trasparente di nastro adesivo, potrebbe anche essere quello l'errore. Sperimenterò. Adesso guardiamo queste altre tre creazioni. Allora, questo è stili poi sia utilizzare come gettoni per il carrello, ma anche in teoria come targhetta per il cane, per farci il collare, per da mettere sul collare gatti. Però io cani, a parte che i cani non li ho, ho un gatto ma non le ho messo il collare, perché le avevo messo il collare tempo fa, anni fa, ma poi si stava strangolando da sola per sbaglio, perché era rimasta incastrata. Il simbolo dell'euro. Qui sono venuti la prima volta, sono venuti un po' con delle bollicine, quindi ho notato appunto che bisogna andare all'interno delle sagome e scoppiare le bollicine, perché altrimenti vengono come dei buchetti. Gli esperimenti appunto servono anche a queste cose, perché ogni stampa di attenzioni diverse, diciamo. E qui avevo messo, non si vedrà mai, è trasparente, avevo messo uno di quei fiorellini di campo che ho raccolto in campagna, forse sullo sfondo nero si vede, è uno di quei fiorellini piccolini, da noi si chiamano tipo gli occhi della Madonna, non so, comunque super estetico.
questa è la zampa. Questo carinissimo, avevo messo questi flakes, questi fiocchi, diciamo, di pezzettini di carta olografica, e è venuto super bello questo cuoricino, non so se si vede, ha dei riflessi rosa, arancione, gialli, verdi, viola, bellissimo. Trasparente, cane trasparente. Qua avevo fatto uno yin e uno yang, è venuto quasi meglio questo che l'altro, con dei pigmenti perlati. Ho fatto per me pigmento perlato, bianco e viola, e praticamente è un viola scuro nero.
sul finale, ecco, quindi è fattibile, non è nessun problema.
Ciao.